chi ha inserito le bilance, perché sembra che i greci 2000 anni fa hanno inserito le bilance nell'astrologia, e vogliono sapere chi ha originato questa scienza. Beh, è perenne. È la scienza della luce. Ed esiste. E siamo noi a ricordarla solo. Non si impara, si ricorda questa perenne filosofia perenne, fresca teologia. Quindi questo successe 30 anni prima di Lutero, che lui aveva 95 tesi, non di sincretismo però poi, di un'altra finzione cristiana, il protestantismo. Sì. Quindi arriviamo alla questione della luce in teologia e anche in scienze, in tutte le scienze, e abbiamo in teologia c'è sempre due dei, due luci. C'è Dio, il primo creatore, da questa parte. E la Bibbia dice Dio è luce, 1 Giovanni 1,5, Dio è luce. Però, se si legge bene i filosofi neoplatonici e tutti quelli antichi, sapevano sempre che c'erano due luci, due dei, il Demiurgus, il secondo Dio, e il primo Dio. Demi vuol dire mezzo, metà, oppure nomine, non intero. Quindi è un Demiurgus. Demiurgus perché? Fa parte della luce elettrica, quella divisa. Perché quando questa luce magnetica unita, ferma, bianca, causale, potente, onnipotente, amorevole, beata, piena di conoscenza, perché sa tutto. Onnisciente, ecco i quattro om, che questo poi om, e questo ieri sera abbiamo fatto, anzi, che bello che menziono questo, perché ieri sera abbiamo riempito questo con acqua. E sono rimasto colpito perché girandolo, Fabio, sì? Girando questo e sostenendo il suono, metà pieno di acqua, ti vedi tutte queste goccioline di acqua come una fontana che ballano dentro. La vibrazione. Questo è simatica, no? Simatica? Sì. Si può vedere sull'internet. Esperimenti più complicati con della sabbia nei dischi che fanno proprio questi disegni col suono simatico. Quindi vediamo che il suono assomiglia oppure è nient'altro che la luce in un'altra ottava. Anzi, la luce è, se non sbaglio, la luce è 40 ottavi al di sopra del suono che sentiamo noi, che captiamo noi con le nostre orecchie umane. Quindi la luce è 40 ottavi di frequenza più in alto. Forse sbaglio anche, però è qualche cosa del genere. Quindi questo, il nostro sole è un demiurgos. Il nostro sole è un demiurgos. Perché è la luce, è sempre la luce che crea questa illusione. Ciascuna illusione, qualsiasi elemento che nominiamo, che sia oro, che sia carbone, che sia idrogeno, non fa niente. È tutto prodotto dall'elettricità, dal demiurgos, dalla luce elettrica, dalle stelle e del sole. Nel nostro caso, il sole. Ecco perché c'era tanta reverenza per questo magnifico orbo, si dice? Orb?
pianeta, scusa, orb si dice in inglese, comunque no, questo stella. Pianeta corpo celeste, sappiamo che sapevano che non solo il sole ci dava le cose necessarie per il corpo fisico, perché si sapeva che quando sorge il sole tutto cresce, i fiori, la frutta, la verdura, noi anche con la luce del sole, non solo nel senso fisico, però si sapeva che era la fonte di cose spirituali. Quindi dicevano che il sole era Dio, Demiurgos, e il nome che gli davano al sole, qualsiasi nome che esiste, Bacco, Gesù, Cenerentola, sì, anche nelle filastrocche, nelle favole, tutti gli eroi, tutti, tranne nessuno, è sempre questo qui, perché è questo qui che fa il ballo del dualismo. Quindi questo non ha nome. Nel sistema indù questo lo chiamano Nama. Nama vuol dire nome. A privato, privativo, li toglie il significato, quindi senza nome. Non ha nome. Non si può dare nome a questo, perché questo qui è tutto ciò che esiste. Noi siamo fatti di questo. Noi siamo fatti di questa luce non condizionata. Qui abbiamo condizione sulla coscienza, la consapevolezza, condizioni. E i sette chakra dentro, poi domani oppure questo pomeriggio studieremo anche questo, i sette chakra corrispondono alle sette livelli di consapevolezza di cui possiamo ottenere da umani. Quindi questa è la fonte, la causa di tutto, come dice il genio Walter Russell. Tutto ciò che vediamo con gli occhi deriva dal sole, dal centro del sole. Pierluigi Ghina, il nostro genio che ha lavorato assieme a Marconi 10 anni e poi si è rivolto a studiare il sole per 30 anni, e lui diceva che nel centro del cuore del sole c'è un cuore che batte allo stesso ritmo del nostro cuore. Pierluigi Ghina. Walter Russell diceva che tutto viene dalla luce ferma, magnetica, causale nel centro del sole. Poi Eric Dollard, vedete, controllate su YouTube questo nome qui, Eric Dollard, dice che il sole è vuoto dentro. Ecco perché quando si vedono i sunspots, come si chiamano i sunspots? Le macchie solari. Si guarda dentro che è scuro, che è vuoto, dice. Questo qui è uno scienziato che vive ancora e fa vivere la sua macchina nel deserto di Arizona. E di tanto in tanto vanno a intervistarlo perché è un genio. Il governo ha distrutto tutti i laboratori che ha costruito, una decina di laboratori. E lui parla sempre di questo fatto del sole che è freddo. Sì, freddo. Ed è vuoto. E dice che è un grande errore dire che il sole è un forno di idrogeno che schiaccia idrogeno a una rata incredibile che non si può anche immaginare. Capire, è assurdo. Cambia idrogeno in elio. Sì. Dice che è vuoto. È l'unica fusione che succede è nella corona del sole. L'unica, perché dentro non c'è niente della corona. Quindi da qui abbiamo in teologia
ciò che si chiama il padre. Questo è il figlio. Questo è il padre, la luce causale, che è onnipresente nel nostro corpo, in tutte le cose che si vedono. C'è questa luce dietro, causale, magnetica, e produce una luce divisa. Da una parte colore rosso, dall'altra parte colore azzurro, rosso e azzurro. E dal centro la luce bianca, che causa tutti gli effetti. Quindi Anama, oppure Ein Sof in ebreo, due F, Ein Sof, c'è qualcuno che... PH. Ah, sì, sì, ha ragione. Ein Sof, Ein Sof, così. Ein Sof. Di nuovo, in ebreo, questo è indio. Senza no. Ok? Scusatemi se mi trattengo un po' su questo, perché questa è la base, la luce. È comprendere veramente come funziona semplicemente la luce. Walter Russell ha proprio chiarito tante cose e dice non c'è ragione per cui dobbiamo continuare a chiamare l'elettricità l'unica forza che utilizza Dio per creare nell'universo. L'unica forza è l'elettricità, che viene dal potere magnetico. Eric Dollard dice che il sole è un convertitore, trasformatore, che trasforma energia primaria, potere primaria, in forza secondaria. Ecco perché in teologia questo è il Padre, questo è il Figlio, e lo Spirito Santo è ciò che nutre tutto ciò che viene da questa luce. Quindi in teologia si vede sempre questo tetragramma, tetraedro, ok? E dentro c'è sempre il tetragrammaton, il nome di Dio in ebreo. Yod e Vav He. 1, 2, 3, 4, tetra. Grammaton, Geova, questo è Geova. Poi avanti, domani o sto pomeriggio, vediamo chi è questo Geova. Questo Geova, questi sono i quattro segni astrologici fissi nel cielo: Scorpione, Acquario, Toro, Leone. Questo è Geova. Anzi, la Bibbia dice che Dio ha la faccia di un leone, la faccia di un toro, la faccia di un'aquila, scorpione, e la faccia di un uomo. Quattro facce. Sempre, sempre, quei quattro segni astrologici fissi. Anche gli apostoli. I Vangeli, la croce, gli elementi, i quattro fiumi nel giardino di Eden, e via dicendo. Sempre quattro, quattro sempre. Quindi riscontriamo sempre due, dualismo, trinità, quattro, tetra, questo è il coso, no, questo non è trinità, tanti sbagliano e dicono padre, figlio, spirito santo, sì, però questo c'ha anche, questo è quattro, tetraedro, di dietro c'è l'altro angolo perché è a tre dimensioni, quindi questo è tetra, non è tre, è quattro, anche le lettere dentro dice. Quindi qui stanno cruciando discipline senza farcelo sapere. Questa è teologia, questa è geometria sacra. Eccolo. Ha un nome questo Dio? Questo Dio ha un nome, sì o no? Sì, è Gesù. Quindi appartiene all'elettricità. La luce, perché Gesù dice io sono la luce del mondo. Chi mi segue non vedrà l'oscurità mai. E poi disse, nessuno va al Padre se no per mezzo di me. Sì, perché come dice Walter Russell,
tutti i nostri corpi, tutte le nostre belle facce, corpi, tutti gli animali, le montagne, tutto ciò che vediamo deriva dal centro del sole e deve ritornare per poi entrare nei reami più alti della quale è la nostra natura. Quindi nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Gli antichi filosofi chiamavano questi soli fontane, padri di luce, father fountains of light, fontane, padri di luce, portali, sono portali che attraverso questi portali andiamo in altri luoghi, in altri campi, all'Empyrium, il nostro domicilio originale. Poi questo lo consideriamo più avanti. Quindi ecco, ha un nome, sì, sarà sempre quello, il Demiurgus, oppure uomo. Perché questo è il tetraedro. Tetraedro è fuoco. Ci sono quattro elementi. Fuoco, terra, acqua, aria. E fuoco è la luce. Ogni atomo che esiste vuole ballare o solidamente in molecole o in liquido o in gas o in luce. Ha quattro scelte. Ogni atomo che abbia avuto esistenza o produce cose solide, liquido, gas, aria, oppure luce, calore, temperatura. E questo è il primo dei quattro che produce tutti gli effetti dualistici che si vedono ad occhio nudo, perché l'altra luce che non si vede con questi occhi, che anche ci sono animali che vedono meglio di noi, che noi i cinque sensi che abbiamo sono molto limitati, quindi c'è condizioni sì su di noi, molte condizioni. Allora questo sempre rappresenta Ercole, Ulisse, l'eroe che muore ai quattro elementi, muore ai quattro elementi, terra, aria, acqua e fuoco. Questo è il simbolismo del Cristo sulla terra. Ecco di nuovo questo tetrogramma, tetraedra, che produce questa luce aurifica di oro, di dualismo. Ed ecco che stanno sempre presenti gli angeli, le forze, gli archetipi della natura, perché questa è una meraviglia, la luce come fa questo ballo, produce ogni forma per mezzo di pensieri. Questa luce è pensiero, la luce elettrica è solo pensiero, l'universo è prodotto a onde di pensiero, tutto onde. Walter Russell disse che il segreto della creazione sta nella onda. Quale onda? Proprio quella. La onda di dualità. Positivo, negativo. Vibrazione. Verbo. Verbo, logos, parola, suono. Questo è suono e luce. Non c'è altro che suono e luce. E tutte e due, come vedremo benissimo, vengono da questa onda, il segreto della creazione. Poi da questa onda viene la Santa Croce. Perché quando si fa così, la onda in cerchio, così, si ha la croce, la Santa Croce, il simbolo che portiamo tutti quanti. Questa è la chacana da Ecuador, così li facevano lì gli Aztec, la ruota a quattro, perché loro mettono, o si fa così semplicemente con quattro, o si fa così con i giorni cross quarter days, come si chiamano questi, il primo febbraio, primo novembre, primo
agosto, primo maggio. No, no, questi sono gli equinozi qui, questo solstizio. Sì, quelli in mezzo. Ci sono, quindi c'è sempre o la croce semplice così, questa celtica, oppure c'ha le quattro, le otto parti. Ok? Al centro dei segni fissi. Sì, sì. Proprio. Sì, proprio nel centro dei segni fissi, questi qui. Scorpione, acquario, tauro, leone. Eccolo qui. Quindi stiamo vedendo con gli occhi in dove si trova il simbolismo della luce. Dovunque, è dappertutto. Ogni simbolo sacro, ogni simbolo descrive la luce. Ogni simbolo, questa è la stella di Davide, che sono due tetraedri nel fiore della vita. Ecco, qui abbiamo i due dei del dualismo, Horus e Set. Poi vediamo che questa è la luce che si vede, questa è la luce che non si vede. Ogni giorno sul nostro pianeta c'è giorno e notte, giorno e notte, e sono sempre questi due. E questo è sempre il Sole e questo è Saturno, Set, Set, Saturno. E questo porta la notte. Saturno si chiama anche Satana. Poi questo lo vediamo. Bello. Ok, andiamo avanti. Allora, siamo arrivati alla onda. Questa è la onda. E vorrei proprio spendere sufficiente tempo qui, perché qui questa è la base di tutto. Di tutto. Qui ci stanno tutte le scienze, tranne nessuna. Qui ci stanno tutti gli archetipi, tutti gli eroi, tutti i Vangeli, opere, filastrocche, favole. Su questo l'eclittico, questo si chiama l'eclittico. Questo lo produce il Sole. Siccome la Terra è inchinata un po' a 23,5 gradi, mentre fa l'orbita e la rotazione, ci dà il sol, tra il Sole e la Terra ci dà due cicli, il giorno e l'anno, e tutte e due si assomigliano, perché nel giorno abbiamo luce e notte e nell'anno abbiamo estate e inverno, che è nient'altro che la stessa cosa. Uno ha più luce, una meno luce. Più luce, meno luce. Estate, inverno, positivo, negativo, mascolino, femminino, rosso, azzurro. Ricordiamo i due colori dell'elettricità, è divisa, è due colori. Quindi questa onda è la migliore onda, oppure frattale, da studiare, perché c'è più informazioni qui che diciamo, questa è la stessa onda che esiste nel DNA. La DNA che fa? La stessa cosa, no? Così, fa questa onda. Però non si sa molto della DNA, quindi dobbiamo scegliere un frattale. Si dice così, frattale? Frattale, sì. Grazie. E anche ho scoperto l'altro non molto tempo fa che è una parola nuova, frattale, sì. Dagli anni 70, sì. Eppure lo stiamo usando proprio molto, fratto in inglese. Quindi scegliamo questo frattale, perché qui è la base di tutto ciò che apprenderemo. Che ci insegna questo? Ebbene, qui c'è un simbolo, il simbolo di Ariete, il segno astrologico oppure astronomico, che quando il Sole arriva qui all'equinozio il 21 di maggio comincia per 30 gradi, comincia 30 giorni o 30 gradi a
scalare la montagna, per così dire, questa è la montagna, in teologia è la montagna Sinai, Zion, la montagna Shambhala, Meru, qualsiasi, anche Olimpia, non importa, è sempre questa, questa è la montagna, perché poi dopo il sole deve scendere all'inferno. Ho detto inferno o inverno? Inferno, detto inferno. Sì, perché l'inverno è l'inferno. È similare, no? È similare, sì. Perché bisogna crociare discipline. E si vede che inverno non è altro che inferno. Infer che vuol dire? Sotto. Sotto che? Beh, questa linea si chiama la linea della Terra. In astrologia si dice questo è sotto la Terra. Sotto la Terra, questa linea, che è nient'altro che l'equatore oppure l'orizzonte. Come? Spieghiamolo più chiaro. Allora, facciamo così. Qui c'è l'equatore, qui c'è il tropico di Cancro, qui c'è il tropico di Capricorno. E la onda fa così, un po' schiacciata, però dobbiamo, non possiamo, in queste due dimensioni, non abbiamo tre, quindi cominciamo così. Marzo 21, l'equinozio. Sempre la onda comincia qui. Qui si ha l'inizio della onda e questo sarebbe cosine, come si dice in italiano? Come? Coseno. Che c'è sempre due posti dove iniziare questa onda, qui nell'equinozio oppure qui nello solstizio, ok? Allora, qui si ha il giorno più lungo, il 21 giugno. Qui si ha l'altro giorno, equinozio, equilibrato, 12 ore perfette di luce, 12 di notte, due giorni solo succede, marzo 21, questa sacra, sacra festa qui della Pasqua in Ariete, ogni anno in Ariete, il primo mese, anzi si chiamava primos in latino, primus, secundus. Ecco perché settembre, il settimo mese, è settembre, perché si parte da marzo. Primus, secundus, tertius, quartus, quintus, sextus, settembre. Allora, il giorno più lungo, qui, settimo mese, 21, che sta arrivando, no? Tra 5 giorni. Sabato. Forse sarà il 22 e il 23 quest'anno. Comunque, è sempre 21, 21, 21, ok? E qui c'è l'altro solstizio, il giorno più corto, dicembre 21. Allora, e questo produce